Solo un attimo di attenzione, tra qualche istante inizierà il transito di San Gerardo. Io vi prego, avrete tutti quanti in mano il libretto, anche se vedete che c'è una copertina diversa, non vi preoccupate, il transito è sempre lo stesso. E vi prego di prenderlo, vi prego di seguire in modo particolare la parola di Dio, ma poi anche quelli che sono i dialoghi, quelle che sono le parole stesse che San Gerardo dice. Perché molte volte noi ci avviciniamo a San Gerardo, fa miracoli. Sì, fa miracoli, forse qualcuno in mezzo a noi ha ricevuto il miracolo, ma non è questo importante. L'importante è che lui ci guidi, ci aiuti a capire, a comprendere la bellezza del sentirsi amati profondamente da Dio. Diceva il nostro fondatore, se una creatura non si sente amata, non si convertirà mai. Né i miracoli e né la paura convertono il cuore degli uomini, ma solo l'amore. E San Gerardo ha fatto dell'amore motivo stesso della sua vita. Tanto è vero quella frase che conoscete tutti, io amo solo in Dio, fuori da Dio non c'è amore. Allora viviamo questi momenti della vita, ultimi momenti della vita di San Gerardo, quando arriverà ad un punto e diranno i testimoni che il suo volto era simile al volto del Cristo crocifisso. E in quel momento Gerardo è pronto, è maturo per incontrare il suo unico e sommo bene. Ecco perché lui dirà quella bellissima espressione. Oggi i confratelli fanno festa per Santa Teresa, che è una dei protettori della nostra congregazione. Domani faranno festa per me, perché io raggiungerò il mio unico e sommo bene, che è Gesù Cristo. È la bellezza di chi ha fede. Purtroppo questo ormai noi l'abbiamo perso. La nostra è una fede senza la Pasqua. Bene, allora all'inizio di questa, proprio per non togliere l'armonia e l'atmosfera che si creerà durante il transito, volevo ringraziare prima di tutto Sua Eccellenza Monsignor Francesco Alfano, vescovo di Sorrento Castellammare, già vescovo qui di questa diocesi. Ringraziarlo per aver accettato di vivere con noi questo momento così bello. È il momento, io dicevo prima, è il momento del silenzio, è il momento dell'ascolto. Poi volevo salutare anche la comunità parrocchiale e cittadina di Ricigliano, parrocchia San Pietro Apostolo con Don Vincenzo Ruggero, che offre l'olio quest'anno. Chiaramente ci dovrebbe essere anche il sindaco, ecco, grazie e della vostra presenza e grazie di questa offerta. Poi Lacedonia, parrocchia Santa Maria Assunta e Santa Maria della Cancellata con Don Giuseppe, che offrirà l'olio l'anno prossimo, è come una staffetta, no? Che si passa, non so se c'è anche il sindaco, ecco, va bene, giovanissimo sindaco, auguri. Poi abbiamo le comunità che vengono da Mano Calzati, parrocchia San Marco Evangelista, con Don Mario, Senerchia, parrocchia San Michele Arcangelo, Giffone Sei Casali, parrocchia San Martino, Santissimo Salvatore, Santa Maria delle Grazie, con Don Luca e il diacono Alfonso. Poi da Sapri, parrocchia Immacolata, con Don Nicola e Don Pasquale. Poi abbiamo Buccino, parrocchia Santa Croce in Gerusalemme, parrocchia Santa Maria Assunta e San Giovanni, parrocchia Santa Maria Soldicta, con Don Angelo Maria e Don Giovanni. Poi abbiamo anche Salvitelle, parrocchia Santo Spirito. Poi Romagnano al Monte, parrocchia Maria Santissima del Rosario,
Giffone Vallepiana, parrocchia Unità Pastorale con Don Alessandro. Poi abbiamo Baragiano Scalo, parrocchia Beata Vergine del Carmine. Baragiano è una città, è un paese molto caro a San Gerardo, il papà era di quella zona, con Don Luigi. Poi abbiamo San Gregorio Magno, parrocchia San Gregorio Magno con Don Roberto. Poi abbiamo Grotta Minarda, parrocchia Santa Maria Maggiore. Salutati questi pellegrini, però saluto anche personalmente tutti gli altri pellegrini che magari sono venuti oggi qui da soli o magari con la famiglia e così via. Grazie della vostra presenza. Adesso ci predisponiamo. Come vedete non c'è l'altare, non c'è la messa, ma c'è il transito e l'offerta dell'olio, quella che darà la possibilità a quella lampada dinanzi alla tomba del santo di ardere per tutto l'anno e un po' simboleggiare tutti i devoti. Allora, se ci alziamo in piedi. Amor.
Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, siamo riuniti in questo luogo per ricordare il beato transito di San Gerardo Majella. Questa veglia ci permette di meditare le virtù del Santo Fratello Redentorista, in modo particolare la sua uniformità alla volontà di Dio, che lo rese immagine di Gesù crocifisso, obbediente fino alla morte, e di offrire l'olio che alimenterà per tutto l'anno la lampada sulla sua tomba, simbolo della nostra fede e della nostra continua preghiera. Partecipiamo con gioia e devozione a questa celebrazione, raccogliendoci in meditazione sulla parola di Dio. Il Signore ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Preghiamo. O Dio, che hai attirato a te San Gerardo fin dalla sua giovinezza e lo hai reso conforme all'immagine del tuo figlio crocifisso, fa che anche noi, seguendo l'esempio della sua vita, siamo trasformati nella stessa immagine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Nei primi giorni di agosto 1755, San Gerardo iniziò nei paesi vicino a Mater Domini un giro di questua per continuare la costruzione della casa dei missionari redentoristi. In tutti i luoghi fu incredibile il corso delle persone che gli si affollavano intorno e la stima e il concetto in cui lo tenevano. Ma egli, invece di insuperbirsi, se ne stava talmente mortificato che si metteva alle volte fino a piangere, non sapendo capire da quale ragione le genti si muovevano a fargli quelle dimostrazioni di stima e di rispetto. Verso la fine dello stesso mese, nel paese di San Gregorio Magno, ebbe uno sbocco di sangue che fu come l'annunzio della sua prossima fine. In questo stato, così scrisse a padre Caione, suo superiore. Sappia vostra riverenza che mentre stavo in ginocchioni nella chiesa di San Gregorio Magno, mi venne un butto di sangue. Andai con segretezza a ritrovare un medico e gli raccontai quanto m'era accaduto. Egli mi assicurò più volte che non veniva dal petto, ma dalla gola. Ma osservò che non tenevo né febbre né dolore di testa e perciò replicò più volte, con tante espressioni, che non era niente. Ieri sera, giunto a Buccino, mentre mi volevo coricare, mi venne la solita tosse e buttai sangue dalla stessa maniera. Mandarono a chiamare due medici, i quali mi ordinarono certi medicamenti. Mi dissero, ancora che non viene che dal petto, ma mi ordinarono che subito la mattina seguente, che è stata questa mattina, mi fossi partito da quell'aria sottile e mi fossi ritirato all'oliveto, tanto per l'aria quanto per parlare col signor Don Giuseppe Salvatore, uomo grande ed insigne in medicina.
Io non ce l'ho trovato, ma mi disse il signor arciprete, suo fratello, che viene questa sera. Onde l'avviso a vostra riverenza per sapere, avvisatemi come devo fare. Se volete che me ne vengo, subito me ne vengo, e se volete che seguirti la cerca, io seguiterò senza incomodo, perché circa il petto presentemente mi sento meglio di quello che stavo in casa. Tosse non ne ho più, or via, mandatemi un'obbedienza forte, e sia come sia. Mi dispiace che vostra riverenza si metterà in apprensione. Allegramente, padre mio caro, non è niente. Raccomandatemi a Dio che mi faccia far sempre in tutto la divina volontà. Oliveto, 23 agosto 1755. Indegnissimo servo e fratello in Cristo, Gerardo Maiella del Santissimo Redentore. Nel leggere questa lettera, il superiore di Mater Domini, padre Gaspare Caione, provò una pena e cordoglio inesplicabile. Invitò la comunità dei missionari ed il popolo a pregare per fratello Gerardo, che rimase ad Oliveto fino all'ultimo giorno di agosto. Quando Gerardo si ritirò in casa, il superiore dovette farsi violenza nel trattenere le lacrime. Arrivò verso mezzogiorno e gli fu imposto di mettersi a letto. Alla febbre, che non lo aveva mai lasciato, si aggiunsero un grave affanno di petto, sbocchi continui di sangue e veementissimi battiti di cuore. Tutti disperarono della sua salute, ma Gerardo se ne stava con una invidiabile indifferenza, con una pace di paradiso e con una uniformità eroica al divino volere. Al superiore, che gli domandò se accettava di fare la volontà di Dio, Gerardo rispose: «Sì, padre, io mi figuro che questo letto sia la volontà di Dio, ed io sto inchiodato su questo letto come se stessi inchiodato sulle braccia della divina volontà di Dio. Anzi, mi figuro che io e la volontà di Dio siamo diventati un'istessa cosa».
In tutto il tempo della sua penosissima infermità non uscì dalla sua bocca una sola parola di lamento. Gerardo ripeteva spesso: «Soffro perché non soffro. Signore, voglio patire, voglio patire». Il dottor Nicola Santorelli, suo medico curante, un giorno gli domandò se desiderava vivere o morire. Gerardo gli rispose: «Né vivere né morire, voglio solo quel che vuole Dio. Però vorrei morire per andarmi a unire con Dio. Mi dispiace morire perché non ho patito». Una volta andò il superiore nella sua stanza ed, avendolo osservato prima con un volto di cera, s'accorse poi che, avendo dato un'occhiata al crocifisso, il suo volto divenne luminosissimo, che nella sua faccia ci comparivano tante pezze di scarlattino. Allora gli domandò che cosa voleva significare quell'improvviso rossore in volto. Egli modestamente s'andava scusando, ma all'ultimo, costretto a parlare dall'obbedienza, disse con vivissimo sentimento: «Padre, padre, è grande il desiderio di unirmi a Dio». Intanto, peggiorando di giorno in giorno, si pensò di portargli il Santissimo Viatico. Fu destinato dal superiore locale il padre Don Francesco Buonamano. Arrivato questi nella sua stanza, fratel Gerardo si fece ritrovare seduto sopra il letto, ma in atto umile e di tanta riverenza che dava tenerezza ad ognuno che vi stava presente. Il padre prese la Santissima Eucaristia, si voltò a Gerardo e gli disse: «Ecco quel Signore che fra poco deve essere il vostro giudice. Ravvivate la fede e fategli qualche atto buono». Allora Gerardo, con gran sentimento di confidenza ed umiltà insieme, rispose: «Signore, voi sapete che quanto ho fatto e ho detto, tutto l'ho fatto e detto in onore e gloria vostra. Ora me ne muoio contento. E muoio contento perché spero in tutto non avere cercato altro che la gloria vostra e la vostra sola volontà». Ciò detto si comunicò.
e stette un po' di tempo da solo col suo Gesù a sfogare gli affetti del suo cuore. Questo avvenne pochi giorni prima della festività della nascita di Maria Santissima dell'8 settembre. Nell'antivigilia della festività, San Gerardo si aggravò tanto che si pensò di amministrargli l'unzione degli infermi, ma per un atto eroico di obbedienza al suo padre spirituale, Gerardo manifestò un improvviso miglioramento che durò solamente 15 giorni. Dopo questa breve interruzione, in cui il Santo Fratello aveva ripreso a camminare non solamente per la casa, ma anche per il giardino, dovette rimettersi a letto per non alzarsi più. Ad un sacerdote di Ricigliano, venuto a visitarlo e a raccomandarsi alle sue preghiere, Gerardo così parlò. Si deve patire, fratello, si deve patire. Io sto sempre dentro le piaghe di Gesù e le piaghe di Gesù stanno in me. Io patisco continuamente tutte le pene, tutti i dolori della passione di Gesù Cristo. Il medico Santorelli è il più fedele testimone delle sofferenze di Gerardo. Un giorno ascoltò queste sue parole. Signore, aiutatemi in questo purgatorio in cui mi hai posto. Una sola volta Gerardo si lamentò delle sue infermità e fu quando il medico gli ordinò una medicina che obbligava un altro fratello a restarsene all'impiedi e perdere il sonno per buona parte della notte. Allora, compassionando l'infermiere, disse al medico: Medico, questo sì che è patire, questo sì che è patire. Però, nonostante tutte le cure, il Signore non volle compiacersi di farlo migliorare, anzi, andava di giorno in giorno peggiorando, nonostante le continue preghiere che si porgevano a Dio per lui in tutte le case della congregazione. Arrivata intanto la mattina del 15 ottobre, festa di Santa Teresa, sua specialissima avvocata e tutelare della nostra congregazione, Gerardo ebbe la certezza che poco altro tempo gli restava di vita e che il Signore lo chiamava a sé. Onde, stando in quella mattina nella sua stanza, un tale Mastro Filippo Galella, Mastro d'Ascia, che attualmente faticava in questa casa, gli disse Gerardo: Mastro Filippo, i padri quest'oggi fanno una ricreazione e domani ne faranno un'altra. Perché? Perché stanotte me ne moro. Verso sera si vide l'infermo peggiorare sempre più, ma non se ne fece troppo caso. Non poteva trovare la posizione giusta per alleviare le sue sofferenze. Di volta in volta si sentiva proferire qualche parola con enorme sofferenza. Dio mio, dove sei? Fammiti a vedere. Intanto cominciò a dare qualche segno di grande debolezza e svenimento. Intanto tutte quelle ore che trascorsero dal segno del riposo comune finché non perse l'uso della parola le passò in atti fervorissimi d'amore e pentimento. Nonostante fosse ormai per dare l'ultimo respiro e ridotto ossa e pelle, emetteva dal cuore certi sospiri veementissimi che infervoravano il fratello assistente. I suoi occhi per 2 ore quasi non si staccarono dal crocifisso e da un quadro bellissimo di Maria Santissima posto ai piedi del medesimo crocifisso. E guardandoli teneramente esalava dal cuore infocatissimi sospiri. Con questi accompagnava certi atti intensi di contrizione replicati più volte. E quando fu vicino al grande incontro con il suo Signore, non potendo più fare quegli atti con quella intensità e veemenza, diceva sottovoce moltissime volte: Mio Dio, me ne pento,
voglio morire per darti gusto, voglio morire per fare la tua santissima volontà. Circa mezz'ora prima di morire si voltò a fratel Saverio e chiese un po' d'acqua. Il fratello andò a prenderla e al ritorno trovò Gerardo voltato verso la parete. Dopo qualche minuto l'infermo si girò verso i confratelli di comunità, accorsi al suo capezzale ed emise il suo respiro. Era 1:30 di notte, poco più, poco meno, del 16 ottobre 1755. Aveva 29 anni, 6 mesi e 10 giorni. Gerardo Maiella, nato per amare Dio, dopo averlo seguito con fedeltà incondizionata, vive nella gloria di Dio, riservata ai suoi santi. Dal libro della Sapienza. Il giusto, anche se muore prematuramente, troverà riposo. Vecchiaia veneranda non è la longevità, né si calcola dal numero degli anni, ma la canizie per gli uomini sta nella sapienza. Vera longevità è una vita senza macchia. Divenuto caro a Dio, fu amato da lui e poiché viveva fra peccatori fu trasferito, fu rapito perché la malizia non ne mutasse i sentimenti o l'inganno non ne traviasse l'animo, perché il fascino del vizio deturpa anche il bene e il turbine della passione travolge una mente semplice. Giunto in breve alla perfezione ha compiuto una lunga carriera. La sua anima fu gradita al Signore, perciò egli lo tolse in fretta da un ambiente malvagio. Il popolo vede senza comprendere. Non pone attenzione a questo fatto,
che la grazia e la misericordia sono per i suoi eletti e la protezione per i suoi santi. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti benedico, Padre,
Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore. La morte di San Gerardo. Siamo qui stasera radunati per celebrare nella fede la morte di San Gerardo. La Chiesa vive così la festa dei Santi, preparandosi, entrando quasi in punta di piedi in questo mistero e rivivendo nella memoria, nel racconto e ancora di più nella comunione forte che Cristo ci dà la possibilità di condividere, il passaggio dalla vita terrena all'incontro col Padre. Dunque noi stasera, nella veglia che stiamo vivendo, festeggiamo la morte. Un paradosso. Umanamente è inaccettabile, non si festeggia la morte. La morte è motivo di sofferenza, di dolore, di distacco incomprensibile. Oltretutto, noi stasera siamo invitati a celebrare, dunque a festeggiare la morte di un giovane. Quanti giovani muoiono? La nostra cronaca è piena, a tutti i livelli, vicino e lontano, e non è mai motivo di gioia. Non è quello di stasera loro un momento di estraniazione dalla realtà, quasi offensiva nei confronti del dolore di una società smarrita che sta perdendo tanti giovani per tanti motivi, non solo per malattie, ahimè. E allora qual è il senso di questa festa, carissimi amici, fratelli e sorelle? Noi siamo radunati stasera perché siamo guidati dalla fede. Non è solo il bisogno di aiuto che pure ci spinge, la devozione popolare che ci porta a vedere in Gerardo un santo amico di tutti, è motivo sufficiente per ritrovarci insieme, ma non basta, c'è qualcosa di più profondo. Noi stasera, come sempre, quando ci raduniamo per fare memoria dei martiri, dei santi, dei fratelli e delle sorelle che ci hanno preceduto nell'incontro con Cristo, vivendolo intensamente, raggiungendo per quanto umanamente è possibile la perfezione, noi stasera ci lasciamo illuminare dalla fede. Ecco la veglia. Vegliamo nel buio. Vegliamo nel buio della notte che ci avvolge, che ci rende tante volte soli, tristi, appesantiti dallo smarrimento che non ci consente di vedere la luce. Eppure noi siamo fatti per la luce, siamo figli della luce. E allora ci lasciamo illuminare dalla fede che ci riempie di forza, non solo perché ci rimette in piedi, ma perché ci svela un senso più profondo. La parola di Dio ci nutre. Gerardo, come tanti prima di lui, giovani
adulti, anziani e come tanti, tantissimi dopo di lui, quanti giovani stiamo scoprendo oggi del nostro tempo, anche più piccoli di lui, quindicenni, dodicenni, che sono morti non solo innamorati di Cristo, ma totalmente dediti al Signore. Cosa può fare la fede? Non ci consente solo di sopportare, a volte l'abbiamo ridotto a questo, di sopportare il peso, le pene, le contraddizioni, ci consente di amare, di dare un senso forte, pieno alla nostra vita, lunga o breve che sia. L'abbiamo sentito dal libro sapienziale della Scrittura che ci dice: è vero, una vita breve agli occhi degli uomini, secondo la logica umana di sempre, non solo del mondo antico, ancora di più oggi che ci siamo lasciati affascinare dal mito dell'eterna giovinezza, ci cerchiamo di sforzarci di presentarci giovani anche da anziani con un po' di ridicolo addosso, perché non vogliamo accettare la realtà della nostra condizione. Bene, anche la morte di un giovane può essere il segno di una vita vissuta in pienezza. Per Gerardo è stato così, abbiamo sentito il racconto, con lo stile, certo, il linguaggio e i segni di altri tempi rispetto ai nostri, ma con la verità di sempre, che la nostra storia non è qualcosa che per caso ci troviamo a vivere, è frutto dell'amore di un Padre buono, eterno, creatore, che si lega a noi per sempre, che non ci dimentica mai, che ci è accanto nella gioia dei momenti belli come nella tristezza e nella sofferenza. Non era un esaltato Gerardo, né era un'eccezione, era un figlio di Dio che ha vissuto la sua giovane esistenza guardando il crocifisso, l'ha guardato fino alla fine, non solo con gli occhi della carne, con gli occhi del cuore, e ha trovato in lui il senso più vero, più bello. Io ti amo perché tu mi ami. E tutto ciò che vivo, tutto ciò che faccio, anche ciò che mi viene tolto, la forza e la bellezza della giovinezza, progetti di vita, possibilità di amare, mi fa soffrire. Anche Gerardo ha sofferto, anche lui ha dovuto lottare, ma questo non ci spaventa. Non dimentichiamo Gesù nell'orto degli ulivi che lotta: Padre, se possibile, allontana da me questo calice. La fede non ci trasferisce immediatamente in un altro mondo, quasi rendendoci insensibili. No! Tutto ciò che appartiene all'uomo ci riguarda da vicino, ma lo possiamo vivere più intensamente, lo possiamo vivere in profondità, con l'unica fondamentale certezza che tutto può venir meno, eccetto Lui, il Signore, che ci ama. Ecco perché noi allora possiamo stasera festeggiare la morte di un giovane, perché la morte, conclusione naturale dell'esistenza, tante volte drammatica o tragica per conseguenze o per cause non volute dall'uomo, è sempre per noi la penultima parola, non l'ultima, penultima. Dobbiamo recuperare questa dimensione. La morte non è la fine di tutte le cose. Certo, certo, Gerardo non c'è più. Noi stiamo ricordando, grazie alle testimonianze di chi gli è stato vicino, grazie a ciò che lui ha detto e ha scritto, stiamo ricordando gli ultimi istanti della sua vita, che è finita. Eppure noi non stiamo qui solo per fare una commemorazione storica di una bella pagina della storia di questa terra santa, benedetta da Dio. No, noi stiamo qui per rivivere, per partecipare nella comunione dei santi dell'incontro col Signore che va oltre la morte. Gerardo ha emesso l'ultimo respiro, ma quel respiro, come Gesù sulla croce, quando ha donato il suo spirito, non lo ha spento del tutto. La morte apre a una dimensione, non dobbiamo aver paura di dirlo, di raccontarlo. Questa è la nostra fede,
che dobbiamo recuperare non come semplicemente un aiuto esterno per andare avanti, ma come il fondamento della nostra speranza. Noi speriamo ciò che non vediamo, ne siamo certi, questa è la nostra speranza, perché è fondata su Gesù, che emettendo l'ultimo respiro ha donato al Padre il suo spirito, e il Padre lo ha restituito lo spirito e lo ha risuscitato, la sua carne è risuscitata. Credo nella risurrezione dei morti, risorgeremo con questa carne trasfigurata, trasformata, entreremo in Dio e parteciperemo con la nostra umanità, i nostri sentimenti, i nostri affetti, tutto quello che abbiamo fatto lo porteremo a Lui, che lo riempirà del suo amore. Così vive Gerardo. Stasera noi siamo in contatto, non magico, ma reale con Gerardo, grazie alla fede, in modo speciale perché siamo radunati come il popolo di Dio e ci stiamo nutrendo della parola di Dio e accogliamo la testimonianza di un nostro fratello che ci ha preceduti. Perciò noi possiamo parlare della morte non come della fine, ma come di un transito, che significa un passaggio. È passato Gerardo dalla condizione terrena che è limitata. È bella, amiamo la vita e dobbiamo rispettarla di più, ce l'ha donato il Signore, è l'unica possibilità che abbiamo per incontrarci, per fare del bene, per incontrare Lui nei fratelli, nella comunità, nel creato. Non basta aver paura di quello che sta succedendo, noi dobbiamo amare, siamo stati chiamati ad essere i custodi del creato che Lui ha messo a nostra disposizione. È un grave peccato, anche in questi giorni si sta ricordando e sottolineando molto a Roma col sinodo speciale per l'Amazzonia, c'è il peccato dell'omicidio, hanno detto i padri, e c'è il peccato dell'ecocidio. Quando distruggiamo la natura offendiamo Dio gravemente. Abbiamo facilmente bypassato questa dimensione che ci riguarda. Ebbene, la vita è bella, è grande, è dono di Dio, ma è ancora limitata. Stasera siamo qui, non stiamo altrove. Stasera ci incontriamo tra di noi, non possiamo fare del bene per gli altri. Ma il passaggio, il transito alla comunione piena con Dio ci consentirà, come è stato per Gerardo e per tanti altri santi proclamati dalla Chiesa e per tantissimi altri fratelli e sorelle, anche quelli che abbiamo incontrato noi. Papa Francesco ha parlato della santità della porta accanto. Basta voltarsi alla porta accanto, o forse addirittura a casa nostra, e abbiamo scoperto, non è vero, delle persone che sono sante, non perfette, ma che hanno vissuto intensamente la loro vita. Sono in Dio. E grazie a questa comunione in Dio, sono con noi, sono per noi, ci aiutano. Che gioia allora! Certo che festeggiamo. E con Gesù il Vangelo ci ha permesso di esultare. Benediciamo il Padre, perché questo che agli occhi dei dotti, dei sapienti del mondo è una sciocchezza. Qualcuno mi potrebbe dire, stai zitto, non parlare, perché stai dicendo delle fandonie. Agli occhi dei credenti, che non sono folli, sono più saggi, perché poggiano la loro saggezza su colui che ci conosce in profondità, su colui che ci ha dato la vita e ci svela i misteri, perché noi li possiamo approfondire e condividere, e noi possiamo allora da veri figli di Dio, anche se piccoli, lodarlo, benedirlo e ringraziarlo. Al centro allora di questa preghiera notturna, di questa veglia, che è festa del transito, festa di un giovane che muore ma che vive perché ha vissuto cercando Dio e ora lo contempla abbracciato al crocifisso e ora risorto, noi ascoltiamo ancora le parole di Gesù che ci riguardano. Venite a me. Ecco cosa significa essere cristiani. I santi ci accompagnano, ma noi non andiamo ai santi. Papa ce l'ha ricordato con forza. Noi imitiamo Gesù, non possiamo imitare i santi. Non possiamo fare quello che hanno fatto altri. Impariamo da loro. Dai santi riceviamo uno stimolo, un esempio, un incoraggiamento. Noi imitiamo Gesù, l'unico
vero modello della nostra vita di santità. Il Padre ce l'ha donato per questo. Guardiamo a Lui, seguiamo Lui, andiamo a Lui, come Gerardo e come tanti altri. Venite a me, voi affaticati, oppressi. Portate le vostre pene, le vostre sofferenze, non solo, quelle delle vostre famiglie, dei vostri amici, delle vostre comunità, dei vostri paesi, della vostra società. Non dimentichiamo nessuno. Noi non siamo autorizzati a giudicare chi sbaglia. Tante volte ci comportiamo così, ahimè, e lo dobbiamo dire al Signore, altrimenti non siamo sinceri. Noi non dobbiamo giudicare nessuno, abbiamo giudicato. E ci siamo tanto divisi, ci siamo contrapposti, abbiamo persino escluso, abbiamo detto tu sì e tu no. E ci dobbiamo vergognare di questo davanti a Dio. Perché non è da figli di Dio separare, è da figli di Dio accogliere nel modo giusto, con intelligenza, in modo equilibrato e ordinato, ma noi non possiamo escludere nessuno. Andiamo a Lui e impareremo ad andare incontro ai fratelli, anzi a radunarci insieme, soprattutto sostenendo chi non ce la fa, per ritrovare in Cristo la nostra forza, la nostra gioia. Molto di più, ci dice Gesù, imparate da me la mitezza. Quanta violenza nel nostro linguaggio e le nuove forme di comunicazione che ci danno una possibilità inedita, inaudita, bellissima, come le utilizziamo. Quanta violenza, venite a me, imparate da me la mitezza, l'umiltà del cuore. Gerardo si è sentito così piccolo che quando gli dicevano ma tu sei un santo, e lui diceva ma questi non ragionano, io sono un peccatore, io devo fare un cammino ancora, sto solo agli inizi. Riconosceva la verità della sua esistenza. E perché noi ci consideriamo migliore degli altri? Perché ci mettiamo al di sopra tante volte e tanti rapporti saltano per questo nelle nostre famiglie, ma anche nelle nostre comunità cristiane? Anche tra noi consacrati lo vediamo, non solo nelle forme estreme che tanto ci imbarazzano, ma anche nelle relazioni ordinarie. Impariamo da Lui ad essere umili di cuore, a riconoscere nell'altro, sempre, in tutti, qualcosa che a me manca. Ognuno di noi è veramente piccolo. Diamo questo contributo a una società che ha bisogno di ritrovare la gioia della dignità, della libertà, della fraternità, del servizio, della collaborazione, della passione per il bene comune. Non è un peso, non è una limitazione, è l'unica possibilità che abbiamo per non sciuparla la nostra vita. Come Gerardo, scialiamoci allora nel mare infinito della misericordia di Dio. Contribuiremo a rendere questo nostro mondo più bello, più giusto, come Dio vuole. Amen.
testamento spirituale di San Gerardo Majella. Propongo di fare molte cose, seguite il mio esempio. Io ho cercato di fare solo la volontà di Dio. Ho camminato sott'acqua e sotto vento. Grande cosa la volontà di Dio, tesoro nascosto e senza prezzo. Essa vale quanto vale lo stesso Dio. Amate assai Dio, fate tutto per Dio. Amate tutto e tutti in Dio. Soffrite per amore e per Dio. L'unico vostro padrone sia Gesù Cristo. Servitelo per amore e obbedite a Lui sempre. Egli vi premierà abbondantemente. Fede ci vuole per amare Dio. Chi manca di fede manca a Dio. Risolvetevi a vivere e a morire impastati di santa fede. Solo Dio può darvi la pace. Quando mai il mondo ha saziato il cuore umano, vi posso assicurare che Dio vuole bene a tutti voi, perché Egli sa quanto vi stimo. Con tutte le forze io vi invito a correre verso il centro del vero amore di Dio, ove anche voi con me potete spassarvela nell'immensità del nostro caro Dio. Vi benedico. Arrivederci in paradiso. Prima di terminare questo momento con la benedizione da parte del Vescovo, volevo di nuovo ringraziare Sua Eccellenza Franco Alfano per la sua presenza, per la sua disponibilità. Volevo ringraziare tutti i sacerdoti che vi hanno accompagnato, ma quell'accompagnarvi indica anche quella volontà di far crescere in voi quello che è una delle espressioni più belle della vita del cristiano, la pietà popolare. Diceva un autore molto bravo, diceva che la vita di ciascuno di noi ha avuto inizio proprio attraverso la pietà popolare, quelle che ci hanno insegnato i nostri nonni, i nostri genitori, poi magari abbiamo maturato, abbiamo compreso, capito tante altre cose. Volevo ringraziare quindi tutti quanti voi per la vostra presenza, ma siamo sicuri, noi qui padri del santuario, che la devozione al santo non si espande per le nostre possibilità, capacità, ma per la vostra testimonianza. Voi siete veramente testimoni di questa pietà popolare e grazie a voi che tanti conoscono San Gerardo, tanti imparano ad amare San Gerardo. Grazie veramente di cuore di questa vostra testimonianza. Il Vescovo diceva: siamo qui, magari non possiamo fare la carità, ma non possiamo fare questo perché possiamo stare in un solo luogo. Ebbene, sì, è vero, Eccellenza, ma possiamo portarci qualcosa a casa. Possiamo portarci una lampada da accendere quando torniamo a casa. Quella lampada che sarà accesa anche qui al santuario, quella lampada che arderà questa notte, quando qui al santuario avremo la veglia di preghiera alle ore 22 e dopo la celebrazione eucaristica. Ma una lampada che vuole dire anche testimonianza di carità, a cui Sua Eccellenza ci ha riportato più volte. Ebbene, il mio invito: non tornate a casa senza questa lampada, perché grazie a questa lampada molti bambini possono avere scuola, possono essere nutriti, possono avere acqua potabile. Grazie a questa lampada molte donne in attesa possono partorire figli sani, che possono affrontare la durezza della terra del Madagascar. E grazie a questa lampada molti nostri fratelli, mi è piaciuto quello che ha detto Sua Eccellenza, non l'ha detto in maniera delicata, no? Per evitare tante discussioni. Ecco, non possiamo fare distinzione quando un fratello ha bisogno di noi. E allora, grazie a questa lampada, noi ogni giorno diamo 200 pasti a persone che arrivano in Italia da zone di guerra, ma anche a nostri connazionali
che vivono momenti di difficoltà. Ed è grazie a questa lampada che diamo un tetto a tante persone che non hanno un tetto. Adesso andiamo incontro all'inverno. Ebbene, dare un tetto, dare un po' di caldo, dare una pietanza, vuol dire salvaguardare una vita e ridonare anche la dignità a queste persone. Questo è il più grande miracolo che possiamo fare. Grazie di cuore, adesso ci predisponiamo ad avere la benedizione con la reliquia del santo, poi solo i sindaci e il parroco di Ricigliano con la comunità di Ricigliano piano piano si recheranno verso la tomba del santo per mettere la lampada dinanzi alla tomba. Grazie della vostra generosità. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi il beato transito di San Gerardo Majella, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Gerardo Majella la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda testimoni autentici del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Gerardo Majella ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Volevo anche avvisare chi vive nella regione Campania, alle ore 22 e alle ore 23 può seguirci su